La verità ti fa male, lo so. Cosmo su Radio DJ le 816. Mi sa che ho sbagliato, lo sai. La verità mi fa male, lo sai. La verità, lo so, perché la nessuno mi può giudicare. Mi fa male, lo so. No, lo so. Adesso mi hai messo in crisi, ma lasciamo stare. No, lo so, dai, la so, lo so. La verità mi fa male, lo so. Lo so. È capitata tante volte, poi sta di casa qui la felicità. Vabbè, lì, adesso, la verità mi fa male, lo so. Hai visto che intanto la butto in banca. Ma che c'entra con Cosmo, però? Perché la verità, a Cosmo non la diremo mai. Vuoi litigare? No. Guarda che poi non ci... Non scrivermi sull'agendina. Allora, stiamo chiaramente scherzando, ironizzando, però dichiariamo il 30 novembre il giorno della scortesia. Per farvi capire, abbiamo parlato appunto dello spogliatoio spaccato di gente che non si parla, ma ironizzavamo. Sentite il tenore dei messaggi. Il Belgio in crisi, ma come godo. Quanto mi sta sul cazzo l'allenatore del Belgio. quanto è gratuita è colpa cosa? Di novembre, ve lo dico. Novembre è il mese più duro dell'anno. Sì, è colpa di novembre, non finisce mai. Mi sta talmente sul cazzo che lo manderei a mangiare a Gubbio, fate capire. Con biscotto. Martinez, ti piace il pesce fresco? Vieni a vedere che ho pescato. L'ho pescato a luglio, te lo servo adesso crudo. Sì, vieni. Tutti così. Perché? Così, nervosissimo. Dai, qualche messaggio sempre di gente, ragazzi, cogliete l'occasione di questa puntata. Chiaramente la cifra stilistica di Chiamate Roma è scherzare. Cogliete l'occasione, fate il primo passo, mandate un messaggio magari alla persona. Siamo sotto Natale, ricucite, perché i motivi per i quali sono l'avete litigato sono peggio dei miei. Sì, è vero. Dilla Veronica, prima stava facendo un liscio e busso col cavolo. Ecco, no, col cavolo, no, non ha detto. C'è col solo cavolo. Una persona qua dentro peggio di te. Lei. Veronica, lei proprio. Ma per questo andiamo così d'accordo. Ma tutti qui nella testa. Ma poi anche riscrivo. Il discorso è quelli che hanno provato col tuo fidanzato, la fidanzata, il tuo migliore amico. No, non è questo è inaccettabile. Poi chiaramente dipende come. Ma io anche sulla punta del cornetto, nessuno mi deve levare il cibo dalla bocca, se non mi azzardate. No. Cibo, allora nel mio piatto io ti do una coltellata e credo che un giudice mi può assolvere. Vai, andiamo avanti, vai. Sentiamo. Buongiorno a tutti, io un paio di anni fa ho incrociato la ex fidanzata di mio cugino. Sì. Per un secondo mi sono dimenticata che dovevo odiarla perché aveva lasciato mio cugino. E quindi ho cominciato a chiacchierarci tranquillamente. A metà della conversazione mi sono ricordata: ma io non dovrei parlarti, dovrei trattarti malissimo. Però ormai era troppo tardi per cominciare a fare la bipolare. Ciao! Ah vabbè, ha mollato, però pensa che bello che prima che poi. Ma io non ti devo parlare! Perché ti so parlare? Che ne so? Ancora! Buongiorno trio, Fabrizio da Roma. Io non parlo più con una persona, un carissimo amico che era il bassista del gruppo dove suonavo. E non so perché. Ci siamo salutati dicendo ciao, ci vediamo martedì alle prove, martedì puntuali. Non è più venuto alle prove. Non so. Chissà che è successo, chissà. Speriamo che stia bene, intanto. Magari suonavate di merda. Non ti sei chiesto perché non lo vedete più? Esatto, io mi sarei preoccupato. Infatti, ha telefonato. È da allora che non abbiamo più un bassista. Il bassista è venuto perché ha avuto un incidente grave e non gli parliamo più. Hai capito? Cioè, non è venuto alle prove. Ma un messaggino per sapere se è vivo. So, cioè, no, vabbè, ancora due messaggi. Prima superiore, prime sigarette. Il mio amico Fabio si è fatto beccare con le sigarette nel motorino. Non sapeva cosa dire, ha detto alla mamma che erano mie. Eravamo sotto Natale, la mamma ha chiamato i miei. Non ci parliamo da allora. Andrea da Venezia. Però si muore cucine, però pure lui, pure la mamma di lui. La mamma di lui. Allora le mamme devi sapere che fanno a gara chi ha il figlio più bravo, migliore del migliore amico del figlio. Cos'è che hai detto? Si può? Ridillo, si può ricucire. Guarda, il tenore dei messaggi è ricucio sto cazzo. Ma ragazzi, il perdono, dai, riscopriamo il perdono. Vediamo se riscopriamo il perdono. Previ. Io mi ricordo che quando ero bambino mio padre non parlava più con un vicino di casa perché non gli era mai stata restituita una rivista di Sport Week dal suddetto. E da lì sono stati anni e anni di silenzio reciproco.
per una rivista. Per una rivista, ma insomma, vabbè. Beh, dipende chi c'era in copertina. Sì. Esatto, e poi non l'ha più rivista. Beh, non mi ha rivisto la rivista. Mia madre non mi ha parlato più. No, lo dico l'effetto. Stai perdendo colpi, Patrizio, non ti parlo più. No, ma perché non c'ero ancora arrivato io. Non ha capito la battuta. La puoi ripetere, scusa, la puoi ripetere, Gabriele. Aspetta. La ripeti così. Non l'ha più rivista. Molto bello. Adesso puoi andare. Faceva ancora più cagare nella seconda battuta. Mia madre non mi ha parlato per un mese quando ho lasciato la mia ex. Si vede che c'era affezione. Poi mi sono fidanzato con la mia attuale moglie e quando abbiamo scelto la data del matrimonio non mi ha parlato per un mese perché non era d'accordo con la data scelta per il matrimonio. Che bella vita la mia. Comunque un mese. Ho smesso di parlare anni fa con un ormai ex amico che mi aveva soffiato la ragazza. Ora, dopo qualche anno, l'ho rivista. Ed è una rompicoglioni cosmica. E quindi? Sto pensando di ricontattarlo per abbracciarlo. Certo, pagargli da bere perché mi ha salvato la vita. Un mio amico non mi ha parlato per 4 anni perché ero stato con la sua ragazza che dopo un anno è diventata la sua ragazza. Ho capito. Non parla più. Che ne sai? La mia fidanzata non mi ha parlato per un mese perché le ho detto non stai male con la nuova pettinatura. Non stai male. Allora, la prima cosa devi fare è devi notare che ha cambiato pettinatura subito e fare il complimento più bello del mondo. E aggiungere, hai un taglio meraviglioso, sei dimagrita, che belle scarpe. Comunque. Con questo tris. Piegatura. Mia madre non mi ha parlato per 2 anni e anche più di 2 anni, solo perché ho impennato col Garelli. Però si fa in cucina. Cucina. Ma poi come ce l'hai portato il Garelli? E poi non si sono parlati più. Non si può impennare in cucina. Non si può. No. Allora, il buon Fraguarda alla domanda: ma un disco che abbia origini belghe come l'insalata ne abbiamo? Ha detto certo, Technotronics. Pop, pop, the jam, pop.